Questa è la quarta gara 7 di finale scudetto nella storia del basket italiano. Il bilancio fino ad oggi dice 2 vinte per la squadra in casa, una per la squadra in trasferta. Era il 2015, fu Sassari a espugnare il Palabigi di Reggio Emilia. In totale le sfide winner takes it all, come dicono in America, sono state 13, anche quando si giocava al meglio delle 3 e al meglio delle 5. 9-4 il bilancio delle vittorie per le squadre in casa. Milano ne ha vinte 3 e ne ha perse 3. La Virtus invece è 3 vinte e 2 perse. L'ultima giocata dalla Virtus un quarto di secolo fa, era il 98. Fu la partita quella incredibile del tiro da 4 di Nanilovic, decisa poi a supplementare, che portò al 3-2 la allora Kinder, che vinse quello scudetto contro i rivali cittadini della Fortitudo. Milano, l'ultima gara 7, l'ultima partita decisa per il scudetto, l'ha giocata nel 2014, qui 9 anni fa, vinse contro Siena. Giù il gettone, inizia la giostra, è iniziata gara 7 di finale scudetto 2023 con la Virtus Bologna che sotto i fischi del forum cerca di disegnare il primo attacco, come spesso accade è uno schema per le uscite di Bellinelli. Scenghelia va da Cordinier, uno dei migliori in gara 6, inizia però subito con un cortino da 3 punti. Scelz si è visto poco in gara 6 dopo essere stato sensazionale nelle due partite precedenti. Fuchtmann vuole portare spalla a canestro Bellinelli, usa le finte, sbaglia però e anche di tanto il tiro. Un errore per parte fin qui. Tiene bene anche l'uno contro uno Bellinelli in questa situazione, non fa avvicinare il giocatore tedesco e lo costringe a un tiro che ovviamente non tocca il ferro. Hackett controlla, rimbalza. Hackett l'MVP di gara 6. Cordinier vuole riprovare dallo stesso angolo da cui ha appena sbagliato, 0 su 2 per lui. Poi Michi, generoso in tuffo, prova a cacciare il pallone a Fuchtmann, però offre una transizione in superiorità numerica a Milano. Tiro da 3 anche per Napier, che ha litigato tanto col ferro in questa serie dopo una ottima gara 1. Esatto, dopo gara 1, poi dopo percentuali bassissime scelte, anche per palle perse che ovviamente hanno condizionato la sua squadra, ha lanciato anche il contropiede degli avversari. Avvio un po' contratto, c'è tensione come era anche logico aspettarsela. Bellinelli aspetta Cordinier, capisce tutto Napier che prova a cacciare il pallone, per il tocco di Napier non c'è la violazione di ritorno in zona di difesa. Allora Cordinier, scarico per Michi che prende un tiro da 2 punti perché ha il piede sulla linea, però si sblocca il punteggio, primi punti di questa gara 7. Controllo difettoso di Cordinier che deve inventare qualcosa, il tempo stava stringendo, poi lo scarico Michi a mano da fuori e lo dimostra. La palla dentro per Datome, ottimo l'assist di Napier, il taglio di Gigi Datome. Sono suoi i primi punti di Milano. Datome reduce dai 9 punti di gara 6, il suo miglior bottino in questa serie finale, anche se in quell'occasione non è servito molto. Chiude il palleggio Scenghelia, alla fine vuole andare da Hackett, la pressione di Melli proporta al recupero di Schiltz, ancora Datome, seconda schiacciata in fila, primo vantaggio di Milano. Ancora una volta Datome a fungere da punta sulla palla recuperata e la pressione di Melli che porta la palla persa. Bellinelli stortissima alla conclusione, controllo dei rimbalzi, ancora Milano che vuole correre. E la lotta a rimbalzo sarà fondamentale per questa partita, mentre Napier prova a penetrare, il fischio arriva un attimo in ritardo da parte di Mazzoni, è per un fallo della difesa. Sospetta infrazione di passi da parte di Napier, anche perché in questo caso, prima di buttare giù la palla, andiamo a rivedere. Ma, insomma, sinistro, destro, poi butta giù. Andiamo a vedere invece il recupero di Schiltz e il passaggio poi per Datome, questa volta va su a due mani in mezzo all'area in contropiede per il 4-2 Olimpia. Era stato il protagonista decisivo della gara 6 dell'anno scorso Datome, quella che chiuse sul 4-2 la serie di finale scudetto proprio contro la Virtus su questo campo, mentre Schiltz lascia sul posto Hackett, va a reggere l'impatto con Michi, 2 ci sono già, col più 1 potrà fare 3. La finta di partenza è stata devastante, ha sbilanciato Hackett per aprirsi il corridoio centrale. Il palleggio, il mezzo palleggio scende di fondo e poi il perno immediato a tagliare fuori Hackett e attaccare anche l'aiuto di Michi. Giudicato falloso, arriva un potenziale gioco da 3 punti. Schiltz è mancato tantissimo ovviamente a Milano in gara 6. Dopo le partite ovviamente mostruose fatte le due in precedenza. Grande atmosfera stasera al forum, come è stata eccezionale il clima anche 2 giorni fa a Bologna nell'ultima partita stagionale della Segafredo. Ora Scenghelia penetra, si allaccia a lui Melli, primo fallo di squadra per l'Emporio Armani. Sull'uscita della Virtus Milano cambia, vuole l'anticipo e lotta anche sulla posizione in post basso senza dare un passaggio facile.
quello è il momento buono per Tocco Senghelia per giocare uno contro uno contro Nick Melli, preoccupato non solo del passaggio, ovviamente anche un po' della partenza, ma si sa che il numero 21 quando parte in quella posizione del campo può fare davvero male quando mette giù la palla. Uno Senghelia che non era andato benissimo l'ultima partita su questo campo, ovvero a gara 5 solo due punti tirando male, mentre Miki si crea lo spazio andando verso il ferro, segna il canestro del meno 3, ma Milano prova a correre, perso totalmente Folkman, terza schiacciata di Milano in questo avvio di partita. Ritmo, rientro pigro e soprattutto distratto da parte della Virtus, Milano ne approfitta immediatamente, prontezza dell'Olimpia su questa giocata. Non può permettersi queste distrazioni difensive, una Virtus che era stata eccellente per quasi tutti i 40 minuti l'altro ieri, mentre Senghelia dall'altra parte si ferma sotto al ferro, Miki però è prezioso col suo lavoro a rimbalzo, segna altri due. Di più, 9 punti per Miki, 4 su 4 dal campo, scusate, 6 punti, ho letto male, infatti guarda, come è possibile averne fatti 9, invece ne ha fatti solo 6. Però sono tutti quelli di Bologna, mentre Napier sbaglia la tripla, rimbalzo di Melli che poi la cede a Folkman, prova a toccare col pallone Senghelia, occhio ai rimbalzi offensivi, sono spesso stati un fattore in questa serie. Ora blocco irregolare di Melli, fallo in attacco e attenzione, dovrebbe essere il secondo personale per lui. Esatto, è il secondo per Nick Melli, arriva in ritardo a settare il blocco, anche Napier parte prima, quindi questo non dà il tempo al numero 9 di settare. Andiamo a rivedere qui la partenza, se qui arriva, secondo me la chiamata è corretta, anche se colpa del piccolo, come sempre troppa fretta di partire, di aspettare che il lungo arrivi, metta giù i piedi, dia il tempo di prendere posizione, chiamata secondo me è corretta. E questa leggerezza di Napier costa il secondo fallo a Melli, mentre Senghelia perde il secondo pallone della sua partita, recupero di Datome. Schiltz vede il taglio di Heinz, appena entrato per Melli e per quelle schiacciate dell'Olimpia fate 4 in poco più di 4 minuti, grande avvio delle assette Emporio Armani. 5 su 6 da 2 per l'Olimpia e ancora una volta il ritorno difensivo della Virtus che lascia desiderare, Scariolo furibondo in panchina, Milano attenta a attaccare sempre il punto debole. Cordinier si trova in aria, cerca uno scarico improbabile per Miki, alla fine la Virtus riesce a ottenere forse il massimo da quella situazione, ovvero una deviazione che le porti una rimessa da fondo con 13 secondi ancora sul cronometro. C'è anche qualche indecisione in casa Virtus su chi debba effettuare la rimessa, per il momento non un grande avvio anche dal punto di vista mentale della concentrazione da parte delle Vunere. Hackett uno contro uno con Schiltz, perde la maniglia del pallone, gliela strappa Siobhan Schiltz che poi prova a correre, Milano a ritmi altissimi in questo avvio, Schiltz con la rovesciata che non va, l'ultima deviazione di Folkman, si arrabbia il tedesco con Mazzoni. Ma Cordinier sportivamente aiuta l'avversario, ovvero Schiltz, a rialzarsi, duello fantastico 3-2. Ma c'è posizione di Schiltz, non mi sembra che ci sia uno spostamento laterale, è rimasto nella sua posizione legale, e Hackett che va a urtare contro lo stesso Schiltz. Dopo il cost to cost è esagerato da parte del numero 31 col buon rientro da parte della Virtus. L'uscita di Hackett per ricevere, arriverà adesso il blocco per Bellinelli, marca da davanti Folkman per non farlo ricevere, allora di nuovo dentro da Miki, non c'è angolo per appoggiarsi al vetro, sbaglia di tanto in questo caso Jordan Miki. Napier dà indicazioni a Schiltz, lo vuole prendere posizione contro Hackett, la palla sopra la testa del difensore, sbaglia anche questo tiro però Siobhan Schiltz, allora Hackett riparte in palleggio, vede il taglio sulla linea di fondo di Cordinier che ributta fuori, Senghelia le la mette in mano, Cordinier ha già tirato due volte da quell'angolo, sbaglia anche la terza tripla. Sono comunque tiri ben costruiti, con spazio, poi alla fine lo 0 su 3 ovviamente non fa felice la Virtus e i suoi tifosi. Virtus che sta tirando con percentuali abbastanza basse da tre in questa serie finale, sta tirando con percentuali altissime stasera da Tome, 6 punti, 3 su 3 dal campo, time out Sergio Scariolo. Avvio anche nelle conclusioni semplici e quelle più naturali per l'Olimpia, i contropiedi, le transizioni, i lanci lunghi, le schiacciate in mezzo all'area, poi questo quarto di campo per uno contro uno di da Tome, lo step back è un marchio di fabbrica e la dimostrazione è anche il time out di Sergio Scariolo a richiamare la presenza dei suoi sotto tantissimi aspetti. Don't go too deep into two people before throwing yesterday.
Go step by step, possession by possession. Much better defense. And we go. Horns, horns. Horns fighting. Horns fighting. Il time out di Scariolo che ha voluto fermare il gioco perché la Virtus, che era stata eccellente in difesa l'altro ieri, ha iniziato male invece subendo l'intensità di Milano in questo avvio. Anche due dritte a Michi di non andare a forzare contro il raddoppio di Milano in mezzo all'area, di avere anche un po' di pazienza, di guardare il ribaltamento che ci sono extra pass per andare a arrivare anche a trovare buonissime soluzioni. Poi ho detto passo alla volta per cercare di rientrare in questa partita, non forziamo e vediamo cosa succede. Spazio sul parquet per Paiola e Ogelei in casa Virtus. Uscita di Belinelli, destro-sinistro, non c'è spazio per tirare, c'è lo spazio per partire. Fallo di Datome. Destro-sinistro, dal resto arriva Datome che gli chiude il tiro e la partenza centrale. Belinelli tiene la palla bassa e incrocia sulla linea di fondo. La mano di Datome va a indeccare proprio l'avambraccio del capitano della Virtus. Arriva il terzo fallo di squadra olimpica. Belinelli ancora una volta destro-sinistro, stavolta lo spazio per tirare c'è ma non arriva il canestro. Altro errore da tre per la Virtus, 0 su 4 dall'arco. Poi l'ultima deviazione a rimbalzo è di una maglia bianca. Heinz ad aiutare Voigtmann in questa situazione. Sembrava che Michi avesse recuperato il pallone, invece c'è quel muro col numero 42 a mettere pressione. Il momento anche di Pippo Ricci al posto di Voigtmann. In piedi preoccupato Sergio Scariolo per l'inizio offensivo molto complicato dei suoi. 6 punti in quasi 6 minuti e mezzo per la Segafredo. Adesso Heinz vuole attaccare Michi, sbaglia il layup, rimbalzo di Ogelei che poi porta anche direttamente il pallone nella metà campo offensiva. Belinelli ci vuole riprovare ma non riesce a sbloccarsi da fuori la Virtus. 0 su 6 da 3 per la Virtus. Anche questo è un tiro da Belinelli, uscire in quel modo col vantaggio, il passaggio è perfetto, la costruzione pure. La palla non ne vuole sapere di entrare per ora per le V-nere. Milano controlla un altro rimbalzo. 8 a 6 in questo momento, di cui 7 difensivi per Olimpia. Altri cambi, Gete e Teodosic per la Virtus. E anche Abbas per Scariolo, triplo cambio per la Virtus che adesso ha tolto tutti e 5 i giocatori partiti in quintetto. Spera di avere qualcosa in più in questo primo quarto dalla panchina, mentre arriva una deviazione con il piede che ricicla il cronometro a 14 secondi per l'attacco di Milano. Anche nelle gare precedenti JT attivo coi piedi a stare sulle linee di passaggio, molto più concentrato rispetto alle prime gare di questa serie. Virtus che continua a aver segnato solo con Jordan Michi, mentre Datome continua nella sua serata di grazia. 8 punti per lui, più di tutti gli avversari messi assieme. Sfrutta tutti i vantaggi, poi questo tiro buttandosi indietro è letteralmente immarcabile. Jaite dentro, raddoppiato, palla fuori per Teodosic, undicesima tripla sbagliata consecutivamente per lui da gara 5 in avanti, dopo lo 0 su 6 di gara 5 e lo 0 su 4 di due giorni fa. Ora Ricci vuole attaccare il centro dell'area, cerca uno scarico improbabile per Heinz che non può gestirla, si infuria Messina. Vuole aggredirlo, poi rallenta, conta fino a 2. Pippo tranquillo, c'è tensione per entrambi gli allenatori, sia per Scariolo che per Ettore Messina. Perde il pallone Ricci sulla partenza, lo dimentica e poi da qui nasce il brutto passaggio. Teodosic contro Ricci, prova a passargli sotto l'ascella, sbaglia il layup, rimbalzo di Napier. E poi Paiola commette fallo, è il terzo di squadra. Finora ovviamente ha le tre palle perse, lo 0 su 7 da dietro l'arco e soprattutto il 3 su 13 dal campo della Virtus. Sta rendendo le cose complicatissime. Milano invece sta sfruttando tutto quello possibile e immaginabile. 5 assist, 7 su 13 dal campo con un 7 su 11 da 2. Questa è presenza da parte dell'Olimpo. Paiola buca l'anticipo, Datome si appoggia al vetro, dentro altri 2. 5 su 5 dal campo, 10 punti per uno spiritato Gigi Datome che è già in doppia cifra, è già il miglior bottino della sua serie finale. E non è ancora finito il primo quarto.
Teodosic chiama dentro la palla a Jeté, riesce a riceverla. Jeté prova a giocare contro Heinz che regge fisicamente, fischio di Mazzoni, violazione di passi. Si incarta un po' l'attacco della Virtus, non c'è circolazione, Scariola invita a passarsi la palla, a muoverla, a non tenerla ferma. Jeté non può giocare uno contro uno di fisico contro Kyle Heinz, gli fa trascinare il perno e arriva un'altra persa per la squadra di Bologna. Hall, c'è il cambio difensivo di Jeté, poi torna su di lui Teodosic, ancora Hall, vuole attaccare il serbo, il tiro in corsa sbagliato, rimbalzo di Abbas, Virtus che adesso è a meno 11, deve sbloccarsi offensivamente, prova a inventare qualcosa Teodosic. Abbas mette palla a terra, penetrazione, scarico per Ogelei, 40 su 80 da 3 in stagione per lui, ma questa non entra. Altro tocco di Datome in difesa, è ovunque questa sera. E prosegue il lungo litigio dall'arco della Virtus, 0 su 8 da 3 in questo primo quarto e sembra di rivivere un po' gara 5 dove Milano forzava a prendere tante conclusioni a bassa percentuale da fuori la Virtus. Ora Hall in penetrazione, viene tamponato, 2 tiri liberi. Tutta l'iniziativa nelle mani dell'Olimpia, ribaltamento, attacco di uno contro uno, ancora una cosa positiva, mettere in difficoltà la difesa Virtus. Paiola un po' dritto sulle gambe, apre troppo la guardia, è un invito per Hall per attaccarlo uno contro uno e portare a casa il secondo e il terzo tiro libero dell'incontro per la squadra di casa. E intanto tutti in piedi ad applaudire Gigi Datome, era l'unico che aveva giocato fin qui tutti i minuti, non era ancora uscito, va a prendersi un po' di meritatissimo riposo. 10 punti, 2 rimbalzi, 5 su 5 dal campo, un primo quarto sensazionale per lui. Davvero, fantastico, ha fatto tutto quello che era giusto e corretto da fare, poi mettiamo 2 rimbalzi, ma quante volte è andato a fare l'aiuto, il tagliafuori sul cambio, a lavorare contro il lungo, a impedire una facile ricezione in post basso. Tanto di guadagnato ovviamente la difesa Olimpia. Qui anche il recupero di Pippo Ricci sulla pressione a tutto campo. Momento strafavorevole ovviamente alla squadra di casa. Ricci riesce a far toccare per ultimo il pallone a Daniel Hackett. Sbaccalito in panchina Sergio Scariolo per la partenza complicatissima della sua Virtus. Milano che con i 7 punti del quarto quarto in gara 6 ha trovato il peggior quarto in assoluto tra tutte le squadre di questi playoff. Adesso la Virtus potrebbe subito rubarle questo scettro non invidiabile e negativo. 6 punti segnati a 44 secondi dal primo mini intervallo. Adesso un tocco col piede a interrompere il gioco. 3 difensori Virtus, andare su Baron il quale poi chiede scusa a Schiltz, era completamente libero in angolo, non l'ha visto anche perché c'era il volume della difesa bianconera davanti a lui, però si è ravveduto. Schiltz contro Abbas, prova a lasciarlo sul posto, il fischio da parte degli arbitri è per una spinta di Abbas e altri tiri liberi per Milano. Mani basse contro il corpo, soprattutto avanzamento verso l'uno contro uno di Schiltz. Andiamo a vedere qui, si prende il lato sinistro del campo e poi va sul centro, la mano destra non piace. Qui stiamo rivedendo l'azione a rallentatore, il quinto canestro di Gigi Datome appoggiato al tabellone. Il tiro libero di Schiltz che lo vede mettere il suo quarto punto a referto. 2 su 2 per Schiltz, massimo vantaggio Emporio Armani sul più 15. Adesso arriva anche il momento per Tonut di sostituire Billy Baron che era entrato in campo da meno di 2 minuti ma viene già richiamato in panchina probabilmente per l'azione difensiva. Altra pressione a tutto campo di Milano che rende difficile anche solo mettere la palla in campo la Virtus e arriva un'altra palla persa con Abbas che si palleggia sul piede. Per il momento questa gara 7 è un incubo per la Segafredo. L'idea di togliere la palla dalle mani di Hackett per mettere in difficoltà i portatori di palla Virtus, Abbas si prende la responsabilità, ha 2 uomini addosso, un po' di pressione e la palla persa numero 6 è lì. Milano che avrà il penultimo attacco di questo quarto, sono circa 9 secondi di differenza tra i 2 cronometri. Baron lascia passare un po' il tempo prima di attaccare contro Jeté,
Step laterale, Barron da tre, sbagliato, rimbalzo di Abbas. Vediamo se la Virtus riesce a trovare un ultimo canestro prima di andare al riposo. Teodosic, palleggio, arresto, tripla! Il mago prova a sferzare i suoi dopo un primo quarto da incubo. Tripla che vale il meno 12. Poi Barron da lontanissimo trova solo il tabellone. Stava vedendo i demoni nella propria testa la Virtus. Prova Teodosic a ridare una boccata d'ossigeno. Il primo quarto comunque fin qui è stato tutto milanese. Si chiude sul 21-9 per l'Olimpia Milano. La tripla finale di Teodosic ha evitato alla Virtus Bologna il peggior quarto offensivo in assoluto della stagione, che resta di 8 punti nella gara giocata proprio qui in regular season e poi nella sconfitta interna con Scafati. Però una Virtus fin qui che ha faticato e come, era abituata a partire meglio nei primi quarti rispetto a Milano in queste finali, però l'1 su 9 da 3, l'energia di Milano per il momento hanno lasciato la Virtus completamente intontita. Le 6 palle perse, mai andate in lunetta. Le palle perse sono state trasformate poi in punti facili per Milano, schiacciate, tanti tagli presi anche in mezzo all'area da Tome, perfetto, 5 su 5 dal campo, è un dato, 33 di valutazione per l'Olimpia, meno 2 per la Virtus. Adesso prova a metterci un po' di pressione difensivamente la Segafredo. Heinz chiude il palleggio, non sa bene da chi andare, poi vede il taglio di Barron, se lo perde Teodosic. Grande lavoro difensivo della Virtus fino all'ultimo momento, poi una distrazione costa cara alla squadra di Scariolo e per Barron sono i primi 2 punti di questa gara 7. Dall'altra parte Hackett, si chiude attorno a lui la difesa. Teodosic crea la sponda con Hackett, penetrazione, Daniel Hackett si appoggia al vetro, sbaglia, rimbalzo prezioso di JT che poi torna a far segnare la Virtus. Sull'errore Schiltz si accorge di non poter prendere rimbalzo, decide di spendere fallo su JT. Ottima scelta per il numero 31, anche perché ovviamente potevano essere 2 più 1 anche per il francese, invece no, rimessa dal fondo con 14 secondi per la squadra di Bologna. Non valido quindi il canestro, c'è solo una rimessa offensiva. Hackett prova a tenere dietro col corpo Schiltz, alza la parabola, niente da fare. Virtus che non riesce a trovare canestri, che invece trovava con grande facilità in gara 6, chiusa con quasi il 70% da 2. Adesso Barron vuole attaccare Teodosic, cambio difensivo, Teodosic rimane a marcare Heinz, la palla arriva a lui, i due sono stati compagni a lungo a Mosca col Cesca, Heinz questa volta l'ha meglio, torna Milano avanti di 16. Dall'altra parte Teodosic vuole andare da Ogelei, fallo speso da Devon Hall, però Virtus che non riesce mai ad appoggiare il pallone dentro con tranquillità come fatto invece l'altro ieri. Flottata la difesa di Milano, pronta a dare una mano, andare tutti gli spazi lasciati in quel momento, e se la palla arriva sotto si spende fallo l'Olimpia proprio per evitare problemi. Dall'altra parte Milano gioca col cronometro sui dei 24, arriva la palla 5 secondi alla fine ad Heinz, uno contro uno con tantissimi vantaggi. Scivola Hall, taglio di JT vincente sull'assist di Daniel Hackett. Dopo quasi 12 minuti riesce a superare quota 10 Bologna.
Altro tiro comunque contrastato qui la difesa, la palla quasi recuperata da parte di Milos Teodosic, la poi su un piede. Sono ancora 8 secondi, credo, pressione di 8 secondi, no, non capisco la segnalazione di Mazzoni, perché se c'è la rimessa dall'altra parte gli 8 secondi sono già estinti, perché il cronometro è a 15. Però il pallone viene lasciato per il momento ancora a Milano. E sono 15, sono già andati gli 8. Alla fine supera con calma la metà campo Napier, scarico in angolo per Devon Hall, sbaglia la tripla, rimbalzo vagante, alla fine Ricci lo tocca verso Abbas, però Teodosic senza pensarci, senza paura, sbaglia però la tripla, ha provato a creare un minimo di azione favorevole Milos Teodosic, 1 su 10 da 3 per la Segafredo. Cerca il tunnel addirittura Napier, tocca col tacco Jeté, prova a creare un po' di scompiglio Napier con questo passaggio, solo che non si accorge che c'è Shields completamente libero che sta arrivando in suo soccorso. 1 su 15 da 3 punti totale Milano-Bologna da 3 punti. Mani, insomma, siamo a gara 7, è salita intanto a Barcato quota 0 in valutazione la Virtus a 2, Milano invece è ancora a 37. Campo anche per Biliga che cede il pallone a Napier. Palla schiacciata dentro da Napier, tocco con il piede di Hackett, adesso comunque nomelina. Quantomeno sta iniziando a salire un pochino di intensità la difesa della Virtus. Sì, c'è sempre il lavoro di Jeté, pronto a stare su quella linea di passaggio, il piedone che interviene un'altra volta. Per Milano sono ancora 14 secondi, la difesa Virtus ulteriore sforzo nella metà campo difensiva. Folkman cede il pallone a Devon Hall, in angolo per Napier, la finta, poi riesce a superare Hackett, l'aiuto di Cordinier falloso, due tiri liberi. Braccio destro alzato, sinistro no, Napier rallenta il terzo tempo, trova la via centrale e poi il braccio sinistro che si abbassa. Che se il destro è alzato, grande lettura anche di Napier in questa situazione, potrebbe tirare da tre punti, non si accontenta, attacca quel corridoio sulla linea di fondo e porta a casa il sesto e settimo tiro libero olimpico. E copione per il momento che ricorda molto molto da vicino un'altra famosa gara 7 di finale scudetto, quella del 2015 tra Reggio Emilia e Sassari, con la partenza a razzo dei padroni di casa, poi lì ci fu la reazione, la rimonta di Sassari che vinse in volata quella partita. Vedremo se la Segafredo avrà quella forza mentale, quella calma anche per recuperare con tranquillità punto dopo punto, perché la partita è lunga e come ricordiamo ogni tanto la Kamchatka non è che la conquisti con un lancio di dadi. C'è bisogno di giocare azione dopo azione, recuperando un punticino per volta. Teodosic dentro da Jeté che schiaccia canestro ma non vale, il fischio di Bartoli dice fallo della difesa prima del canestro. Un'altra volta Milano spende fallo prima che Jeté possa andare a concludere. C'è il cambio ancora una volta della difesa di Milano, aggressivo con Biliga che mette pressione, Teodosic però è bravo a fare un passo d'avvicinamento e incrociare, ma la trattenuta di Ole prima. Questa è l'idea di Milano, di non pagare dazio con i canestri che possono dare fiducia, possono dare ritmo all'attacco della Virtus. Riceve Teodosic, mette palla a terra, prova il sottomano contro Datome che spende fallo, primi tiri liberi della partita per la Segafredo. Invece il cambio di Milano non è pronto, Voigtmann è un po' troppo dritto sulle gambe. Per Teodosic uno scherzo, trovare il corridoio vincente, trova il secondo fallo di Gigi Datome. L'errore parte dalla difesa del giocatore del lungo col numero 77, ovvero Folkman, che lascia troppa mano sinistra a Teodosic, però continua il suo momento no, oltre a capire percentuali dal campo, insomma 1 su 4 per lui, arriva anche il primo errore dalla lunetta. 33 su 39 in questo campionato prima di oggi, qui sbaglia il primo. Virtus che in questi playoff viaggia oltre 25 tiri liberi di media, ma come detto questi sono i primi due della partita. Teodosic segna il secondo.
meno 14 per la Virtus, 7 minuti per arrivare all'intervallo lungo. Tocca il pallone Hackett, l'ultima deviazione è di Napier, la palla sarà bianca, si arrabbia Messina con i suoi giocatori. Regola anche per l'attacco, mai andare verso la linea laterale, ovviamente a favorire anche la pressione difensiva. Adesso Bologna dovrà alzare anche un po' il numero di giri a metà campo dove non attacca. E Milano deve essere stata attenta anche alla reazione degli avversari. Hackett riesce a ricevere per portare in post basso Napier, non lo esplora però, va da Cordinier, ne aveva sbagliate tre fin qui, la quarta è quella buona. Adesso arriva la reazione della Virtus, vuole bloccarla subito Ettore Messina. Cambia angolo Cordinier e trova il canestro con una difesa super da parte di Datome perché è davanti a lui. Salto pazzesco del francese, arriva il secondo canestro, la seconda tripla dell'incontro per la Virtus. Andiamo a vedere qui la scelta di Hackett, gioca contro l'aiuto di Datome, non c'è contatto anche perché c'è un leggero avanzamento dalla gamba del francese, per gli arbitri giustamente viene lasciato andare. Datome arriva lì, bellissima azione. Le indicazioni per la giocata offensiva da eseguire al rientro in campo da parte di Ettore Messina, che di scudetti ne aveva 23 con la Virtus Bologna 1993-1998 e ovviamente nel 2001, l'anno del grande slam, poi uno a Treviso nel 2003, uno già a Milano l'anno scorso, questo sarebbe il sesto personale. Milano che cerca anche il primo back to back da ormai quasi 40 anni, gli ultimi scudetti consecutivi furono i tre dell'85-86-87. Schiltz, è tornato in campo Schengelia per la Virtus. Jeté generosamente esce su Schiltz che poi va dietro la schiena, prova ad attaccare Cordinier che gli rimane davanti, riesce a forzare l'errore del danese di Kansas City, rimbalzo di Schengelia. Adesso Milano sta attaccando con qualche difficoltà in più rispetto al primo quarto. Cordinier vuole andare da Schengelia perché Datome ha due falli, uno contro uno di Schengelia, torna fuori da Cordinier, ne ha appena segnata una, questa la sbaglia. Però l'attacco ancora una volta rimane su un quarto di campo, poi Bologna si accontenta di un tiro dopo un passaggio. In transizione Milano non perdona, Datome a segnare ancora, prima tripla per lui. Siamo a 13 per Gigi Datome. E prima tripla della partita anche per Milano, 6 su 6 dal campo di Datome. E partita quasi identica per lui rispetto a quella dell'anno scorso che assegnò lo scudetto. I grandi campioni salgono in cattedra nel momento decisivo. Adesso fallo della difesa ai danni di Jeté, il bonus è già esaurito, liberi per la Segafredo. Va a cercare la palla, qui c'è un vantaggio, eccola la transizione dell'Olimpia, attacca Schiltz il centro, Cordinier rimane fermo, non va ad accoppiarsi anche perché Schiltz ne aveva addosso due. Datome poi mette anche un po' la testa storta, mezza sbilenca per vedere se la traiettoria è quella giusta, un po' a ricordare anche Antoine Rigaudot. Partita devastante per Gigi Datome, 13 punti, 6 su 6 dal campo, anche questa tripla, Jeté in lunetta, problemi per i tiri liberi per la Virtus, 1 su 3 fino a questo momento. La Virtus che sta tirando male in lunetta queste finali, 70% ai tiri liberi, decisamente meglio invece di lei Milano, ora rimessa lunga per Schiltz che è già proiettato a canestro, spende un fallo Teodosic, è il secondo solamente per Bologna. C'era anche la possibilità per la Virtus di portare un raddoppio, Schiltz non si era accorto dell'arrivo di Cordinier, Teodosic va a cercare la palla. La galla rimessa dal fondo, 21 secondi per l'attacco Olimpia. E per il momento 6 su 21 al tiro per la Virtus, Datome ci vuole riprovare, primo errore al tiro della sua partita ma arriva soltanto alla settima conclusione. Fin qui ha fatto il bello e il cattivo tempo l'ex giocatore del Fenerbahce oltre che della Virtus Roma, Teodosic,
per Cordinier, in aria, scarica per Senghelia, tiro da tre punti del georgiano, torna a segnare la Virtus con quelli che sono i primi punti di Senghelia. Ah sì, come vedete le percentuali, anche qui penetra e scarica e qui c'è tanto spazio per Senghelia, altro tiro ben costruito per Bologna, stavolta le percentuali premiano il tiro del numero 21. Shields tiene vivo il palleggio, Cordinier torna su di lui, ancora Shields con la zingarata in area, il tiro è morbido, il ferro lo aiuta. Mamma mia, che conclusione, a recuperare l'equilibrio tutto polso alla fine, che morbidezza nel rilasciare quella palla. Teodosic anche lui da tre, sbaglia, sta provando a prendersi delle iniziative Teodosic, ma ormai è da due o tre partite che non sembra essere il vero Milos Teodosic. Ora Folkman in palleggio, scarico per Heinz, non è pericoloso da quella situazione, infatti cede a Napier che gli cede il pallone a sua volta, taglio vincente di Heinz, altra schiacciata di Milano, torna a chiamare time out Sergio Scariolo. Napier non sta forzando quasi nulla, sì c'è una palla persa ma questa è una lettura fantastica, guarda che palla battuta a terra vicino al piede di JT, non riesce ad andare a deviare neanche questa, c'è tutto quel corridoio libero. Quattro giocatori della Virtus sul lato, Teodosic non si stacca perché sta marcando Schiltz. Arriva l'assist, il nono assist per Milano e il 33esimo punto per Olimpia. Let's take better shot to have better defense position. We have too many cross matches. We got to go to the rim. We got to move the ball, guys. Don't rush the shot. Get back and try to go back. Everybody on his own man. You or Schiltz. He's finishing right every time. Abbiamo sentito Scariolo dare indicazioni ai suoi, innanzitutto di attaccare il ferro, non prendere così tante triple, sono già 14 per la Virtus, e poi tornare tutti in difesa accoppiandosi subito con i loro uomini. E poi ha detto Schiltz sta continuando a riuscire ad attaccare, a finire con la destra. Un buon attacco, nasce poi anche una buona transizione difensiva, tutti sanno quando possono tornare, chi devono fermare, chi devono soffocare in palleggio senza far prendere velocità. Invece sta facendo tutto nella maniera perfetta, sì è già nato in bonus però sta avendo sempre l'iniziativa sia in attacco che in difesa. Miki, penetrazione complicata, cerca di scaricare su Senghelia, tutti giù per terra, la palla la strappa come spesso accade Kyle Heinz, un'altra persa della Virtus. Folkman in angolo senza troppe esitazioni, sbaglia la tripla, rimbalzo di Hackett che vuole correre subito. Senghelia si avvicina al ferro, usa le finte e poi cerca un taglio di un compagno, ultimo tocco da parte di un giocatore virtussino, ottava palla persa di Bologna. Siete persa la reazione di Messina sulla tripla di Folkman dopo un passaggio, è stato trattenuto intanto da Thomas, sta perdendo sangue, deve essere sostituito e medicato, contatto credo a rimbalzo sull'ultima azione. Taglio vicino all'arcata sopraccigliare, sì, per Datome, abbiamo visto in questi playoff anche tornare in panchina tutto calmo con un dito girato di 90 gradi, forse mamma mia che male, ma perché torna... ricordi queste cose Mario, perché? Cosa sarà mai un taglietto in faccia? Adesso Folkman penetra, viene sgambettato da Hackett, il fallo di Hackett è il terzo di squadra. Adesso molto probabilmente Zarini qualche cosa da andare a comunicare al tavolo. Purtroppo non sentiamo, forse dei tifosi. Tanto il fallo da dietro, ancora una volta l'iniziativa dell'Olimpia a mettere in difficoltà le scelte, a mantenere su un quarto di campo l'attacco di Milano. La comunicazione dello speaker ai tifosi, c'è stato qualcosa evidentemente che non ha convinto Lanzarini. Mentre mancano 3 minuti all'intervallo, la Segafredo è sempre a soli 19 punti. Cordinier vuole andare dentro da Miki, passaggio pigro che quasi viene intercettato.
Michi deve attaccare, ma mancano 3 secondi. Scarica per Cordinier, che è obbligato a tirare da 3. Sbaglia. Rimbalzo lungo che favorisce Schengelia. Seconda chance per Bologna. Bellinelli da Schengelia, taglia tutto il campo. Hackett in angolo, si alza e spara. Scrivete 3, meno 11. Stritolata per un tantissimo tempo su un quarto di campo l'attacco, stritolato l'attacco di Bologna su un quarto di campo, poi c'è il ribaltamento che lascia libero Hackett per la quarta tripla della Virtus. Napier contro Hackett, la palla dentro ancora per Heinz. Napier sta trovando costantemente i compagni. Fin qui una super partita da assist man di Shabazz Napier. Bravo a chiamare a sé la difesa, e poi la difesa Virtus su quegli scarichi non è pronta con le mani, non devia quel pallone, ne arriva un altro facile sotto, Heinz poi lì ci sguazza. Il fallo di Napier, ossia il suo secondo fallo, e così è. Si fa ingolosire da quella visione della palla su Hackett che si avvicina, vuole trovare qualche vantaggio sulla arrivata sulla linea di fondo, qua abbassa il braccio. Invece qui andiamo a rivedere la sua giocata sull'assist, ecco qui il taglio, Schengelia, Cordinier. Schengelia dovrebbe essere un po' più pronto su quel taglio, non lo è. Qui va a sedersi Napier, scusate. Un punto, però approccio e soprattutto presenza completamente diversa per l'Olimpia. Un punto, ma prestazione molto più positiva, sì, sì, rispetto alle ultime, mentre Hackett è in lunetta. Intanto col canestro precedente di Heinz, Kyle Heinz è già a 8 punti, ha già ora eguagliato il suo massimo in questi playoff, che era arrivato durante i quarti di finale in una partita della serie contro Pesaro. Hackett sotto i fischi dei suoi ex tifosi, fa 2 su 2. Hackett che con la maglia di Milano ha vinto uno scudetto nel 2014, proprio in una gara 7, proprio su questo parquet, contro la sua ex Siena. Con la maglia di Siena aveva vinto lo scudetto dell'anno precedente. Pronto a uscire Schiltz, ancora una volta lo insegue generosamente Cordinier. Schiltz taglia tutta l'area, il pallone per Folkman che tira una tegolata contro il tabellone. Milano che è a più 11, ma tirando 1 su 8 dall'arco fin qui. Cordinier vorrebbe andare dentro da Michi, c'è spazio invece per andare da Schengelia. Penetrazione, Schengelia si appoggia al vetro, canestro vincente e timeout di Messina, perché come detto prima, pian pianino la Kamchatka si avvicina, da meno 16 la Virtus è meno 9. L'aveva detto Scorioli in un timeout, passo dopo passo, senza fretta, senza forzare, recuperiamo un po' di ritmo in difesa, cerchiamo di limitare l'attacco e poi di trovare l'uno contro uno. Qui Schengelia si lavora nuovamente quello che ha davanti, in questo caso Voigtmann ancora una volta in difetto nella metà campo difensiva, la virata è vincente perché guadagna il vantaggio per fare quell'appoggio al tabellone. Schengelia ha un inizio non particolarmente brillante, adesso è a 5 punti, il timeout l'ha chiamato Messina. Non ha parlato granché in questo timeout Messina, un timeout direi soprattutto per rompere anche il ritmo agli avversari, che pian pianino stava iniziando a trovare qualche canestro, a farsi un po' più vicini, quindi ha voluto interrompere la partita, a richiamare un po' i suoi. Di apposta, insomma, due timeout per parte nei primi 20 minuti servono proprio per questo, poi manca 1:22, si andrà negli spogliatoi per il riposo un po' più lungo. Poi non buttare via il lavoro fatto fino a questo momento da parte di Milano, che è stato devastante nei primi 10 minuti. Adesso questo quarto lo sta vincendo la Virtus 17-14. Heinz vuole andare da Ricci, c'è la deviazione della Virtus. 11 secondi restano all'attacco di Milano. Rimessa la effettuerà Baron, pronto già un doppio blocco sul lato debole per liberare Schiltz, che infatti esce e riesce a ricevere.
Baron, situazione speciale dalla rimessa, ha perso in angolo Ricci, seconda tripla bersaglio della partita per Milano, e attenzione perché cade male Scenghelia, scivolato su una chiazza di sudore, sembra avere un piccolo problema all'adduttore. Mano va subito sull'adduttore destro, qui cerca l'appoggio per andare sul passaggio in uscita, Baron non si fa ingolosire da questo ribaltamento, potrebbe fare un sinistro destro comodo, invece quel palleggio d'avvicinamento crea un tiro perfetto in angolo per il compagno di squadra, soprattutto mette in difficoltà Scenghelia, sta ancora controllando il suo adduttore se è tutto a posto. E sappiamo quanto possono essere letali quegli adesivi lì, se sono bagnati di sudore diventano praticamente una saponetta. Ma anche lo stesso parquet se è bagnato. In questo caso comunque Scenghelia sembra in grado di proseguire, vuole anzi anche il pallone, lo chiama da Hackett, marcato da Tonut, penetra, pallone difficile per Miki, tutti giù per terra, le mani di tutti sul pallone, palla 2 di Mazzoni, il possesso rimarrà comunque alla Virtus, e quante cose nate e morte in un momento, per citare Cyrano de Bergerac. Mani forti in quel momento, Miki dice la palla è mia, non me la porta via nessuno, poi anche Lanzarini ad allontanare Ricci che voleva portare via la palla all'avversario. Vedere qui lo scarico non precisissimo per Scenghelia, ancora una volta Heinz lì vicino a mettere le sue manone, a impedire un passaggio facile. Ecco qua il momento in cui Ricci non molla la palla, è lo stesso Michi. 2.8 per l'attacco Virtus della linea di fondo. La rimessa la effettua Hackett. Prova a liberarsi i cordini e Hackett non lo guarda neanche. Vuole Miki che dovrà tirare, lo fa in situazioni disperate, chiede anche agli arbitri un contatto sul braccio, Mazzoni gli dice di no. Adesso la Virtus è anche accoppiata male in difesa, c'è Miki a marcare Schiltz e infatti Schiltz vuole attaccare il centro dell'area, apre per Baron in angolo, finta, stoppato da dietro da Hackett che poi tocca il pallone con un piede fuori. Sarà rimessa Milano con 5 sul cronometro dell'azione. Giocata straordinaria da parte di Hackett. Sembra essere chiamato fuori dai giochi, invece rimette subito i piedi a terra, la mano destra va subito sul tiro. Giocata straordinaria. Poi frana addosso a dei fotografi, anche a sincerarsi che tutto sia in ordine. Che giocata difensiva da parte di Hackett. Rimessa, come detto, con 5 secondi. Heinz dentro proprio per Schiltz. Prova a tirare su un piede buttandosi indietro, difficilissimo, infatti sbaglia, rimbalzo di Belinelli, la Virtus può tenerla fino in fondo. Hackett con uno sguardo al cronometro, palla per Scenghelia, tiro da 3 di Scenghelia che segna dall'arco, finisce bene il secondo quarto la Virtus, tiro di Tonut oltre il suono della sirena, e allora riesce ad andare all'intervallo la Virtus in singola cifra di distacco sul meno 9, 38-29, e per come si erano messe a un certo punto le cose direi che è un buonissimo risultato per la squadra di Scariolo. 38-29 per Milano all'intervallo di questo Super Bowl del basket italiano, questa gara 7 di finale scudetto, con la Virtus che ha avuto grossissimi problemi offensivi nel primo tempo, il peggiore di tutta la stagione, aveva sempre segnato almeno 30 punti all'intervallo in ogni partita di campionato, oggi come detto si è fermata a 29, Milano sta facendo la Virtus, 13 su 22 da 2 punti contro il solo 5 su 10 da 2 della Segafredo. Paga quei 9 punti segnati nei primi 10 minuti, l'inizio di Milano è stato travolgente, ha subito indirizzato la partita su quei binari, poi le 8 palle perse e 0 recuperi, soprattutto 0 recuperi per la difesa Virtus. Milano poi tutte le palle recuperate le ha trasformate in punti facili dall'altra parte, questo ha fatto la differenza dei primi 10 minuti. Nel quintetto iniziale della ripresa c'è Nicolò Melli che ha giocato solo 3 minuti e mezzo fin qui per problemi di falli. Milano che sbaglia il primo tiro della ripresa, Miki vuole ricevere, lo abbraccia da dietro Folkman, fallo del tedesco. Però l'idea di Milano, se non c'è una buona difesa, andare a spendere anche fallo in post basso, ovviamente in ritardo Miki lavora bene tenendo dietro l'avversario, anche il passaggio di Hackett è giusto, soprattutto non si ferma Miki, va incontro al pallone, questo induce Folkman al fallo. Virtus che dovrà riuscire ad andare un po' più vicino al ferro nella ripresa, 18 triple tentate nel primo tempo, erano state 19 in tutta gara 6 l'altro ieri.
Hackett vede il taglio di Cordinier che poi si vede sfuggire il pallone, diventa un assist per Belinelli, poteva essere la tripla del meno 6, ma sbaglia Marco Belinelli, fin qui anche lui ancora secco, 0 punti per lui. Napier schiaccia per terra per Melli, Folkman extra pass perso, Shields in angolo, sbaglia una comoda tripla, ma Milano l'ha attaccato benissimo anche in questo caso. Ora Hackett spende fallo apposta a Napier, ma non lo vedono gli arbitri, e allora Hackett segna 2 punti. E anche perché poi Milano gioca 4 contro 5 e la palla non viene marcata da nessuno, quindi Hackett ha tantissimo spazio per poter mettere il meno 7. Il primo canestro della ripresa della Segafredo, e adesso si gasano i tifosi arrivati dall'Emilia Romagna, come al solito, come nelle altre 3 partite del forum, arrivati in massa a sostenere la loro Virtus. Shields da 3, difficile, altro errore, lotta, rimbalzo Folkman, si allacciano lui e Cordinier, il fallo è del francese. Secondo fallo per Cordinier, taglia fuori il regolare, un ponte sostanzialmente sposta Folkman che ha una buona posizione a rimbalzo. Milano sta un po' rallentando anche nella metà campo, i primi attacchi non brillantissimi per l'Olimpia, un po' di forzature. 0 su 3 dal campo. Rimessa per Melli. Napier vuole il blocco dello stesso Melli, palleggio, arresto, tiro sbagliato, per il momento ancora 0 canestri dal campo per Napier su 3 tentativi, ha segnato solo un punto dalla lunetta. Hackett, Belinelli, il tiro da 3, niente da fare, sbaglia pure questo, 5 su 20 Virtus dall'arco e 0 su 5 per Belinelli. Dall'altra parte Melli per Shields, poi toglie Melli dal post basso, vuole lasciare tutto il quarto di campo a Shields per attaccare, lo fa contro Schenghelia, pallone sulla linea di fondo, ma prima aveva commesso violazione di passi. C'è poca convinzione anche nel uno contro uno di Shields, Schenghelia è bravo a rallentare la partenza e a stare con lui, poi tutte le linee di passaggio sono anticipate, Shields tocca per terra prima di liberarsi del pallone e arriva la quarta palla persa Olimpia. Altra chance per Bologna per tornare a 2 possessi di scarto. Cordinier vede Michi in angolo, finta di partire, poi guadagna il fallo di Folkman che qua cade in maniera abbastanza ingenua nella finta. Secondo fallo per Folkman, scusate. Tutto anche un po' di intraprendenza, bravo Cordinier a ribaltare la palla e la pazienza di Michi. Un po' troppo dritto sulle gambe il numero 77 dell'Olimpia. Michi ha tiro da 3 punti, quindi deve uscire il giocatore Olimpia a contrastarlo, lì il momento in cui ha il vantaggio per giocare uno contro uno. Sembra un po' l'avvio del quarto quarto di gara 6, non si segna molto né da una parte né dall'altra, fin qui 2-0 Virtus in quasi 3 minuti, Hackett con tantissimo spazio, anche il palleggino per prendere la mira, ma oggi non vuole entrare da 3 né da una parte né dall'altra. Poi si allaccia Cordinier a Melli, il fallo è ancora del doppio 0 ed è il terzo personale. Tiri presi da Bologna, super, anche questa la parte di Hackett, tanto spazio, come detto il 23% per la Virtus oggi, 5 su 21. Qua l'ha trattenuto al braccio destro che rimane contro Melli, impedisce ovviamente l'attacco di Milano di avere un nuovo uno contro uno per Napier. Anche se, come ho detto, l'attacco a Milano si sta un po' fossilizzando, sta un po' rallentando. Aveva corso tanto nel primo tempo, soprattutto nel primo quarto, adesso non riesce più. Riesce a stoppare la difesa di Bologna, il tentativo di schiacciata di Shields. Milano ancora inchiodata a quota 0 in questo terzo quarto, dopo oltre 3 minuti. Schenghelia contro da Tome, prova a portarlo vicino al ferro, palla accompagnata, dice Mazzoni, si dispera il georgiano. Merito anche della difesa di Datome, sembrava la mano fosse andata sotto il pallone, andiamo a rivedere qui la stoppatissima da parte di Michi, va su con 2 mani, stoppata meravigliosa, devastante da parte di Michi, lo aspetta lì sul ferro alla Kai Lines un po', dice, mamma mia, non si schiaccia, fantastica stoppata. Continua il digiuno in attacco per l'Olimpia dopo la nona palla persa della Virtus e sommando la fine anche del secondo quarto, sono 4 minuti e mezzo senza segnare, lo fa adesso Nicolò Melli, primo tiro della sua partita e primi punti. Ancora una volta difesa della Virtus che concede quel centro area, qui arriva l'assist numero 5 di Napier. Una volta con l'accelerazione incontenibile quando fa queste giocate, un altro passaggio in salto. Sono problemi per... no, anzi, cambio, esce Cordinier, entra Miloš Teodosic.
E adesso prova Scariolo l'arma di Teodosic e Belinelli assieme, cosa che vediamo molto raramente, lo sappiamo, per ragioni legate di fatto alla difesa. Però sente che è il momento di provare a rischiare i suoi due veterani in contemporanea. Eccolo qua Belinelli, che cede proprio a Teodosic, palla dentro per Michi, prova a usare le finte, a tre maglie rosse attorno a lui, e alla fine arriva la palla persa di Jordan Michi. Fischio di Mazzoni, perché se è uscito ancora il dito a... mamma mia, è uscito ancora il dito ad Atome, ancora 90 gradi come quella, credo che fosse gara 1. Stavolta no, gli fa anche male, sì. Quella volta là non aveva battuto ciglio. Ma sai che credo che sia un altro dito? Questa volta fa male vero. Non lo voglio vedere sta cosa. Rimesso a posto, via. Sì, a posto, a posto. No, fa male, poverino, fa male. La seconda volta in una settimana. Ho avuto cure mediche e quindi da regolamento deve essere sostituito. C'aveva il dito veramente a 90 gradi. Basta Mario, dai, guarda che c'è la partita. E dopo essersi aperto al sopracciglio nel primo tempo, anche questa nella ripresa per Gigi D'Atome, che adesso deve abbandonare il campo. Napier da tre, cortissimo rimbalzo di Jeté. Parziale di due pari fin qui, siamo quasi a metà del terzo quarto. Hackett sgambettato, gli arbitri non fischiano, sembrava un fallo oggettivamente in questo caso, poi il fallo arriva poco dopo, spinta di Folkman su Jeté. Folkman arriva al terzo fallo per lui. E qui mani sulla schiena, sacrosanto il fischio, già la mano qua sull'uno contro uno, poi qui la carica. Ecco qua il fallo, non è in azione di tiro perché non aveva ancora iniziato a caricare Jeté verso canestro. Terzo di Folkman, primo giocatore di Milano ad arrivare a tre falli. Belinelli, palleggio, arresto, tripla, niente da fare. 0 su 6 per Belinelli da dietro l'arco, anche qui cercato sulle uscite, per ora la palla non entra. Fin qui sempre in doppia cifra in tutte le 6 partite di finale giocate fino ad oggi, 0 punti in 25 minuti oggi Belinelli. Adesso il fallo di Bartoli fischiato contro la difesa virtussina. C'è anche sempre un lavoro intenso da parte della difesa Olimpia, con Belinelli si lo seguono, cambiano, non gli fanno mai prendere facilmente la palla, un movimento che lui è congeniale sull'arresto e tiro, di tante forzature, poi un paio di volte ha tirato anche libero, ma oggi la palla per ora non entra. Napier tiene vivo il palleggio, laser dall'altra parte per Schiltz, poi Melli attacca il ferro, buona la difesa di Jeté, ma ancora meglio il layup di Nick Melli. Parte Arazzo sull'incrocio, ma il controllo del corpo e soprattutto il rilascio in sottomano con quella velocità, mamma che canestro. Teodosic, arriva il blista dietro di Napier che gli ruba il pallone, non si era accorto il serbo, palla difficile poi da gestire per Schiltz che riesce a tenerla in campo. Allora Napier può orchestrare di nuovo l'attacco di Milano, finta per far saltare Cordinieca in campo nonostante i tre falli. Ancora Melli, ha segnato fin qui tutti i 4 punti di Milano della ripresa. Napier, penetrazione, scarico, Heinz fuori per Hall, dovrà tirare sulla sirena, corto, la palla è di Jeté, riparte Hackett. Percentuali bassissime in questo terzo quarto. Senghelia vuole giocare contro Heinz, poi cede invece a Teodosic. Altro tiro da tre, l'ennesimo per la Virtus, e anche questo non va a buon fine. 5 su 23 da tre punti contro il 7 su 12. La Virtus generalmente tira molto di più da due che da tre, oggi invece è esattamente l'opposto. Napier da tre, anche lui non riesce a segnare, 0 su 5. Adesso sembra un ciapanò, si direbbe qua a Milano. Milano non sfrutta l'occasione anche di poter trovare anche un canestro da due, forse quello che sta chiedendo Messina, di non provare sempre a trovare conclusioni da lontano, ma di forzare magari anche qualche fallo alla difesa, di lavorare per cercare di poi di portare punti facili dalla lunetta. Virtus non approfitta neanche lei del momento in cui non sta facendo canestro l'Olimpia. Switch of course, Tigano. Ta-da! We don't
Tutti in piedi al forum per provare a caricare l'Olimpia Milano dopo il time out chiamato da Scariolo. Per il momento in questo terzo quarto 0 su 11 da 3 punti complessivo tra le due squadre, in totale nella partita 7 su 39, è sotto il 20% complessivo. È la settima partita in due settimane, la fatica si sente, insomma, e anche direi un po' di pressione. Assolutamente, tanto Messina va da Tome, chiedendo ci sei, gli fa sì, insomma, sono pronto, più ti ho rotato, tutto fasciato. Tornando in campo dal timeout c'è Hackett al posto di Bellinelli per la Virtus, eccolo qua, riceve, prova a penetrare, tocco di Napier, secondo Bartoli, Napier si arrabbia, dice Messina chiama il challenge perché è nostra. Qua non c'è bisogno perché arriva Lanzarini a cambiare decisione. Palla di Milano. Consultazione anche tra gli arbitri. Sì, la palla ha toccato sul ginocchio di Hackett dopo la deviazione. Sì. Poi anche Hackett ha detto sì, la palla l'ho toccata io, quindi anche sportività in questo caso. Ultimi 200 secondi di un terzo quarto che al momento è sul 4-2 per Milano. Ma pazzesco. Adesso Shields vuole attaccare Teodosic, il tiro fuori equilibrio di Shields, poi arriva sul pallone Melli, riesce solo a deviarlo, la palla non ha toccato il ferro, violazione di 24 secondi, possiamo anche dirlo, questo terzo quarto un po' la fiera degli orrori, un po' bruttino, bollino, però ci sta, insomma, finale scudetto, abbiamo visto buonissima pallacanestro, un po' meno in questo terzo periodo. Ricordiamo quanti minuti, quante energie hanno speso fino a questo momento. Percentuali non esaltanti per entrambi, 2 su 11 per Milano in questo terzo quarto e 2 su 7 per la Virtus. 6 le palle perse in totale. Il minimo di punti segnati in un singolo quarto in questa stagione è di 20. Vedremo se questa frazione lo batterà, mentre Zaite arriva al ferro, sbaglia, il rimbalzo è di Shields. Tutta l'Olimpia nell'aria a contrastare il tiro di Zaite. C'è sempre anche quella difficoltà nel girarsi, nel avere un tiro comodo. Era ciò che era riuscito difensivamente a Milano in gara 5 e mai invece in gara 6. Oggi sta riuscendo ancora a riempire molto bene l'area la squadra di Ettore Messina. Napier per Shields, tanti metri, il tiro di Shields sulla sirena dei 24. Quarta tripla soltanto nella partita di Milano, ma questa pesa tantissimo perché vale il più 14. Teodosic vuole mettersi in proprio, cortissimo, rimbalzo di Melli. Adesso Hall dice calma ai suoi compagni, fallo ai danni di Melli, è il quarto di squadra per Bologna. Sull'ultimo attacco Olimpia, circolazione di palla, pazienza e soprattutto l'ultima penetrazione centrale che apre il mondo di letture per Napier in quella situazione. Può andare anche a concludere invece a un passaggio comodo e diretto dall'altra parte, qui il body check irregolare da parte di Teodosic sul taglio di Melli, dicevo della lettura di Napier, passaggio comodo e dritto, due mani al petto verso Shields che è liberissimo di mettere il più 14. Shields per Baron, Paiola prova a oscurargli la visuale, Baron tira lo stesso e sbaglia, rimbalzo in attacco di Melli. Quest'oggi è solo il quarto per Milano, ma è prezioso per il momento la partita in cui arriva, poi fallo in attacco di Heinz che va a sbattere in questo caso contro Paiola. Ci prova Paiola e riesce a portare a casa il fischio, si stacca in mezzo all'area. Dice no, ha fatto passi, invece non ha fatto sponda. Paiola è bravo a mettersi lì, poi si lascia andare, sì, ma è vero che anche Heinz se lo trova davanti e gli va addosso. Bravo Paiola a portare a recuperare la palla. Dall'altra parte il fischio di Bartoli, è un fallo in attacco. Zaite. Blocco irregolare di Zaite. Anche qui c'è un vantaggio, è inevitabile. Nel momento in cui il piccolo cambia mano, in questo caso Teodosic sul riconsegnato, qui la spallata di Schengelia. Netta ed evidente. Teodosic aveva già il vantaggio per andare via a attaccare con quella mano sinistra. Il fischio è correttissimo. Salgono le palle perse Virtus, 13. E ancora rimane a zero la casella delle palle recuperate. Avevamo detto forse Zaite, ma avete visto, il fallo era Schengelia, è la quinta palla persa della partita di Schengelia. Melli dall'angolo, tiro da tre lungo, coordinè in due tempi, riesce a controllare, era già pronto a saltare in aria da Tome per festeggiare il canestro del compagno. Teodosic
per Paiola, non è un tiratore ma quella deve prenderla, la sbaglia, che rimbalzo di Cordinier che guadagna due tiri liberi quanto mai preziosi. L'atletismo, il tempismo e soprattutto poi anche la prontezza nel buttare la palla verso il ferro da dietro il tabellone. Qui lavora benissimo sul tiro contro Baron, alla posizione migliore, soprattutto sa dove va a finire la palla. Questo è un vantaggio spaventoso. Sono il settimo e l'ottavo libero per la Virtus e soprattutto sono i primi di Cordinier questa sera. Il primo punto della Virtus, direi, a naso da più o meno 7 minuti, sì, e passa, sì, in questo terzo quarto. Era inchiodata, frizzata a quota 31 ormai. Cordinier fa 1 su 2, rimbalzo però su tiro libero di Paiola e spinta di Heinz, altri due liberi. Che giocata di Paiola! Queste piccole cose possono rimettere in piedi la partita. Paiola non fa il passo indietro, poi c'è la spinta di Heinz nel tentativo dello stesso Paiola di uscire dal campo. Eccolo qui, dalla retrovie. Qui c'è la mano addosso, quel contatto. Poi Paiola mette fuori il piede, ma grazie anche a quella spinta. Quinto rimbalzo in attacco per la Virtus, che però continua a tirare male pure i liberi. 5 su 9. Oggi ha tirato molto meno del solito, ma rispetto al solito ha continuato a tirare abbastanza male. I fischi del forum che infastidiscono Paiola, 0 su 2. E quindi 3 tiri liberi consecutivi lasciati sul ferro dalla Segafredo. Ultimo minuto di questo terzo quarto, vedete le percentuali polari dell'una e dell'altra squadra. Schiltz, la palla che va ad Heinz, gliela restituisce, il tiro di Schiltz corto, Cordinier in balzo. Teodosic uno sguardo al ferro, poi vuole il pick and roll tra esterni che tanto bene aveva creato in gara 6 alla Virtus, quest'oggi non è riuscito a dare nulla. Palla dentro di Paiola per Jeté contro Ricci, il canestro a bersaglio di Jeté. Quanta difficoltà comunque nel trovare un vantaggio sulle partenze, poi si va sotto su Jeté, questa volta deve fare i conti con l'energia di Ricci. Più bravo il francese a segnare in faccia. Ricci in angolo dall'altra parte, tiro da 3 a bersaglio. I primi punti, anzi scusate, la seconda tripla di Ricci in questa partita, mentre sbaglia poi il tiro da 3/4 di campo la Virtus, che aveva segnato sullo scadere del primo e del secondo quarto. Stavolta è il turno di Milano. Ricci arringa il pubblico di Assago. La sua tripla vale il più 14-7 a soli 10 minuti dalla fine di questa gara 7. Milano è a 10 minuti dallo scudetto della terza stella sul più 14 contro una Virtus che non aveva mai segnato meno di 10 punti in questi playoff. Ne ha segnati 9 nel primo quarto, 5 nel terzo, il peggior periodo offensivo in assoluto della sua stagione. Tra l'altro 10-5, 15 punti complessivi. Battuto il record quindi. Esatto, record negativo della stagione. Erano 20 punti complessivi nel quarto quarto di Scafati Milano e di Reggio Emilia Tortona. Pure questo. Entrambe alla seconda giornata, è passata una vita. E arriva il peggior quarto nella partita più importante della stagione. Tutto prendono, cose belle, cose brutte, assist. All in. All in, vai, ci sta. Gara 7.
Adesso la Virtus è non spalle al muro, di più, deve rimontare 14 punti in un quarto. Qual è più prolifico? 100 punti per quarto. Adesso servirà davvero un miracolo alla squadra di Scariolo, ma se c'è una squadra che ha le potenzialità offensive per rimontare è la Segafredo, anche se qua perde il 14° pallone della serata. Pressione sul passaggio e soprattutto presenza di chi deve andare lì a toccare il pallone, a sporcarlo e poi a recuperarlo. Pazzesca difesa dell'Olimpia. Hall si vede strappare il pallone da Schengelia, che lancia il contropiede di Cordinier. Primo recupero della partita della Virtus, schiacciata di Cordinier. Ancora una volta un aiuto, un raddoppio portato vicino alla linea laterale. E qui le mani rapidissime di Schengelia a fare la differenza per il canestro forse più semplice della Virtus questa sera. Chi ha seguito con noi tutte le partite ricorderà quella rimonta da meno 18 nel quarto quarto di Milano in gara 4. Adesso palla persa di Ricci, la panchina di Milano che dice stiamo calmi. Sulla pressione prova anche a mettere un po' di, usare un po' di tattica la Virtus già anche dal terzo quarto. Presentarsi con due esterni così a mettere un po' di pressione, a mettere un po' di indecisione alle scelte dell'attacco. E qui Ricci sotto pressione a perdere l'ottava persa all'Olimpia. Continuano nei cambi anche per Messina, escono Hall e Ricci. Comunque è incredibile vedere un attacco che viaggiava a 99 punti di media nei playoff prima di entrare in questa finale, essere a 36 con 31 minuti giocati, mentre Cordinier si alza dall'angolo, tripla che non entra, poi l'ultimo tocco di Schengelia, secondo Mazzoni, palla rossa. 1-7 da 3 Cordinier. Anche qua l'esagerazione, la parte di tiro a 3 punti della Virtus che adesso è 5 su 26. Milano ovviamente, se gli avversari tirano con queste percentuali, si va a contrastare, poi riesce anche a controllare il rimbalzo, quindi cosa migliore per la squadra di casa non c'è. Ha chiuso con 6 su 23 su questo parquet in gara 5 la Virtus, oggi sta facendo anche peggio, ma Milano non è che stia facendo molto meglio di più dall'arco, anzi sono al 19% entrambe. Mentre Ogelei vuole penetrare, fischio arbitrale ancora una volta contro la Virtus, violazione di passi. Va incontro al pallone, dice ma io l'ho buttato giù subito, come mai mi fischi i passi? Qui arriva la 15ª palla persa a Virtus. Sinceramente mi piacerebbe anche rivederli perché... richiamato Scariolo per queste proteste, anche perché il fischio è arrivato dalla parte opposta. Secondo Mazzoni infrazione di passi c'era, ci fidiamo ovviamente di lui. Nepier aspetta il blocco di Melli, la palla fuori per Folkman, Melli la chiama dentro, eccolo qua che riceve. Folkman nel frattempo ha tagliato, riceve a sua volta nei pressi del ferro, fallo in attacco. Sì, aveva sbracciato contro Cordinier e quindi palla Virtus. Cordinier mette pressione, Folkman dice come non ha realizzato il suo quarto fallo, non è piaciuto quel gomito a Lanzarini sotto canestro. Eccolo qui l'uno contro uno, qua non si vede il gomito sinistro che va sul centro. Situazione simile a una giocata uguale di gara 5 dove però Folkman venne assegnato un fallo a favore. Esatto, concordo. Poi ricordiamo anche che gli arbitri vanno a rivedere le partite, sì, guardano gli errori. Tra l'altro era sempre Lanzarini. Si ripresentano, ovviamente, si è già pronto. C'era sempre Lanzarini che stavolta invece ha cambiato decisione e ora il fallo è di nuovo contro Milano. Il contatto di Melli, direi, ai danni di Hackett. Il fallo no, va contro Billy Barron. Billy Barron sul close-out. Esce, toglie il tiro da 3 punti ad Hackett e lo sfida a entrare. Hackett anche lui questa sera 1 su 2 da dietro l'arco. Questo è quello che ha tirato insieme a Schengelia, meglio da 3 punti. 2-2 per il Giorgiano, 1-2 per Hackett. Paiola va proprio da Schengelia, riga di fondo, riesce a spazzare via Schiltz, c'è il canestro e c'è anche il fischio di Mazzoni. Due ci sono già, col più uno potrà fare 3. Eccolo qui, classico movimento di Schengelia, sfrutta
la vicinanza dell'avversario, schiena che poi trova quella virata sulla linea di fondo, il vantaggio alla rapidità e poi trovare l'appoggio vincente per il meno 10. Il timeout questa volta lo chiama Ettore Messina. Ok, basta Mario, fammi la tua, ok, grazie. Tutti i piedi per questo Olimpia, ragazzi! So. Forza! 7 minuti! Second, you remember Fox. So we blew the ball and we had the two bigs here. And they are like this. We gotta start here. With 2 and 3, we gotta start high. So, if the ball goes here, here, we got the corner. And here, okay? Come on, come on, come on. Ettore, come on. Ancora una volta tutti in piedi, 12.567 del forum. Questa serie che stabilisce il nuovo record di spettatori totali per una serie finale scudetto, e la seconda media più alta della storia, dietro soltanto a quella del 1983, 40 anni fa, la finale scudetto tra Roma e Milano, vinse 2-1 il Banco Roma di fronte a 13.000 spettatori medi in quelle tre partite, era il meglio delle tre. Qui si viaggerà poco oltre gli 11.000 di media in 7 partite, come detto, seconda media più alta nella storia. Intanto vedete, dopo il libero di Schengelia, 5-0 Virtus in questo quarto quarto. Napier contro Paiola, crossover per creare isolamento, lo spazio per tirare c'è, segna il primo canestro dal campo Shabazz Napier, 1 su 6 per lui, momento decisivo, importante, dove l'Olimpia non sta facendo canestro, si prende la responsabilità e brucia la retina. In una partita in cui stava tirando male, dentro a una serie in cui stava tirando male di più. D'altra parte Schengelia, che piroetta attorno a Melli, scarico per Hackett, metri e metri di spazio, ma stasera da tre non segna la Virtus, e poi fallo di Paiola che è sempre lì in zona a cercare di prendere rimbalzo. Intanto il ruggito di Melli verso i tifosi per cercare di gasare, per avere un po' più di energia, di adrenalina. Qui Melli che controlla, poi qui il tocco da dietro di Paiola con la spalla sul braccio di Melli, che arpiona il suo sesto rimbalzo. Torna in campo Belinelli, adesso prova la chiave dei tre piccoli, Scariolo, Hackett, Teodosic e Belinelli tutti assieme. Napier non ha linea di passaggio, trova alla fine Ricci. Palla deviata da Hackett, ancora Napier, secondo canestro in fila. Adesso prova lui a prendersi in mano questa gara 7. Timeout Scariolo. Si è acceso in un amen. 5 punti, uno più devastante di quell'altro. Vedo anche qualche dedica a Daniel Hackett, che ha provato anche a mettersi davanti a lui. La tripla, ecco qui Ricci che ribalta. Hackett in ritardo, deve concedergli un po' di spazio, poi l'arresto e tiro mano in faccia. Canestro devastante, di prepotenza, di puro istinto. E qui la tripla contro Paiola, salendo in un nanosecondo si recupera quella luce necessaria per siglare questo personalissimo 5-0. Abbiamo sentito le parole di Scariolo, che ha deciso di spendere qui il suo secondo e penultimo timeout, perché adesso Milano riallunga sul più 14. C'è anche suggerimenti sulla difesa, quei tre davanti poi diventa sostanzialmente giocare poi sull'uno contro uno finale nella metà campo difensiva. Certo che se poi davanti i giocatori con quel talento lì, con che riescono a costruirsi dal nulla un tiro libero, un tiro di questa importanza, diventa complicata qualunque tipo di difesa. E la Virtus in qui è riuscita a tirare solo 16 volte da due in tre quarti e mezzo, e ora c'è la stoppata di Datome ai danni dei Belinelli. 0 su 7 dal campo per Belinelli, ancora secco in questa partita. E ora Napier chiaramente rivuole quel pallone.
prova a battere Schengelia, scivola sulla linea di fondo, palla persa. Decima persa Olimpia, qui la difesa Virtus lavora bene nel migliore dei modi. La stoppata di Datome dall'altra parte devastante, si stacca in visione sulle doppie uscite, rischia qualcosa abbandonando Teodosic, però ha capito le intenzioni di dare un pallone facile a Bellinelli. Arriva una gran stoppata. Teodosic provoca il cambio, tiro da tre in faccia a Melli, torna a segnare Miloš Teodosic, tripla del meno 11. A proposito di genio e di lampi di genio, ecco uno che può illuminare l'attacco della Virtus, estemporaneità e gran tripla. C'è un'altra persa all'Olimpia, da Tome ci mette una pezza, la butta contro Ogelei e mantiene il possesso. Grande prontezza mentale di Datome, l'unica cosa che poteva fare era quella in quella situazione. Possesso che resta con 13 secondi sul cronometro all'Olimpia. Proprio Datome che ora prova a chiamare palla in post basso, è contro Teodosic, alla fine sale a ricevere. Teodosic li mette il corpo addosso, troppo secondo Bartoli. Un po' troppa pressione da parte di Teodosic, poi va a chiedere il perché anche. Invece qui Scariolo si lamenta dello smarcamento di Melli proprio sulla rimessa laterale. Secondo il coach bolognese c'è stata una spinta da parte del numero 9 nel cercare di avere vantaggio e di liberarsi. Terzo fallo personale per Teodosic, forse, probabilmente, chissà, la sua 203esima e ultima partita, partita con la maglia della Virtus. Nepier, ultimi due secondi, gli tocca il pallone, Schengelia manca il braccio, secondo Bartoli due tiri liberi. Ha il merito Schengelia di stare davanti a Nepier per quasi tutto l'uno contro uno e poi si va a ingolosire dalla palla. Qui tiene basso il baricentro, scivola con lui e poi va a cercare il pallone. Questo andare magari a cercare di ostacolare il rilascio di palla, allunga quel braccio e regala due tiri liberi. Sono l'ottavo e il nono dell'Olimpia questa sera. E lì aveva difeso bene Schengelia, bene. Non c'era la necessità probabilmente di andare a cercare il pallone, bastava alzare le braccia e ostruire la visuale. Mancava un secondo alla fine dei 24. E invece tiri liberi per Shabazz Napier, per lui in stagione quasi l'86%. E anche il giocatore che sta tentando più liberi in questi playoff per Milano. 4,6 di media partita, qua fa 2 su 2. Adesso viene sostituito da Baron. Sono iniziati gli ultimi 5 minuti della stagione. Un po' di riposo per Nepier, sono 26 minuti che è in campo e tenerlo fresco forse per gli ultimi 2 minuti a Tremessina. Teodosic, no look per Ogelei, che è soprannominato l'uomo d'acciaio e un motivo c'è. È la dimostrazione di questa giocata. Melli va su e anche tanto. Poi scendendo Ogelei trova l'amico tabellone. Mamma che canestro, anche questo qua. Fino alla 3-2. Prova la carta della zona ancora Scariolo, come ha fatto tante volte in partite chiave della sua carriera. Adesso Datome in centro dell'area sbaglia, si disturbano un po' due giocatori della Virtus, ma alla fine la palla di Teodosic, poi Hackett contro Baron, penetrazione, contatto falloso. Hackett va anche vicino a un potenziale 2+1, saranno comunque due liberi, anche crampi per Hackett. Anche qua aspettiamoci lo sforzo fatto da Hackett, qui il quarto di campo, Schiltz va via, anche perché deve marcare Bellinelli, quindi deve seguirlo, non può staccarsi troppo altrimenti rischia di prendersi una bomba in faccia, una tripla in faccia. E poi Hackett ha tutto lo spazio per andare via sul centro, Baron in difetto di centimetri di chili nel contenere uno contro uno di Hackett, deve spendere il suo terzo. Non era in azione di tiro, quindi rimessa dal fondo con Marco Bellinelli e 17 sul cronometro per l'attacco della Virtus. Sembrava aver raccolto il pallone Hackett, non per gli arbitri, quindi è solo rimessa da fondo. Palla per Schengelia, ancora Hackett, esce Teodosic, piedi a posto, tiro da tre, dentro un'altra per Teodosic, 3 su 8 dall'arco per lui, 10 punti e meno 8 Segafredo. Due triple consecutive, qui passaggio in salto rischioso per Baron. Teodosic si può accendere in un amen con Melli che praticamente gli era davanti.
Adesso Baron vuole usare tutti i secondi di questa azione per attaccare Teodosic. Tiro da tre da lontano! Billy Baron era 0 su 5 da 3. Questa del più 11 la segna. È il momento dei grandi tiratori. Baron si prende la risposta. Attacco fermo. Miloš Teodosic risponde corta. Rimbalzo dell'omnipresente Gigi Datome, che aggiunge un'altra cosa positiva alla sua partita. E quel canestro del meno 8 di Teodosic poteva dare un po' di spinta a Bologna. La ricacciata subito indietro Baron, lo fa adesso anche Datome, 6 punti in fila dell'Emporio Armani, e adesso Datome carica tutto il pubblico perché Milano ha una mano e quattro dita sul 30° scudetto della sua storia. Una partita dove la sua squadra sta tirando col 29% da tre punti, Datome 2 su 2 da dietro l'arco, 5 su 7 da 2 contro il 53% dei suoi compagni di squadra. Due rimbalzi fondamentali. Qua Ricci ha la visione subito di dare la palla al suo compagno di squadra, che non manca l'appuntamento col canestro. Che giocata, Bellinelli in ritardissimo, se lo perde letteralmente, prova l'aiuto disperato da Tom e poi festeggia a modo suo. Temau di Scariolo. Purtroppo non abbiamo il microfono per seguire questo timeout di Scariolo, che ha deciso di spendere qua il terzo e ultimo minuto di sospensione di questa ripresa. Non ne avrà più eventualmente nel finale, qualora Bologna dovesse riuscire in qualche modo a riavvicinarsi. Mentre queste sono le statistiche di Gigi Datome: 16 punti, 7 su 9 al tiro. Era stato l'MVP della gara dello scudetto l'anno scorso. Potrebbe essere l'MVP della gara dello scudetto anche in questo 2023. Direi che è proprio sull'ottima strada per il caso in cui il Milano dovesse finire la gara avanti oggi, essere nuovamente MVP. Avete visto a bordo campo in parterre il patron Giorgio Armani e il presidente Pantaleo dell'Orco attendere quella che potrebbe essere la serena finale dello scudetto. Non ci sta Schengelia, che si avvicina al ferro, guadagna due liberi. Bisogna andare a appoggiare la palla nel modo migliore. La gamba di Datome a dare fastidio alla conclusione di Schengelia, secondo Bartoli. C'è stato il contatto secondo Bartoli con quella gamba destra. Schengelia ancora una volta si beve l'avversario davanti con questo uno contro uno. Tiro libero dentro. 7-12 per la Virtus. Per Schengelia. Due su due. Meno 12 Virtus, 3 minuti e 2 secondi. Adesso deve dare una mano Ricci a ricevere la rimessa, poi la cede a Baron. Riprova la carta della zona a Bologna. Scariolo, che invita a fare anche delle finte, a cercare di fare qualcosa di più, essere un pelo più attivi in quel momento della difesa. Milano ovviamente adesso può giocare col cronometro, perché il tempo che manca alla fine è poco. E alla fine dell'azione Billy Baron manda forse i titoli di coda. Altra tripla, non aveva mai segnato stasera, ne ha segnate due negli ultimi due minuti. Schengelia corto, rimbalzo di Melli. Adesso ancora Messina dice calma, giochiamo un'azione lunga. Mamma, che tripla a parte di Baron, devastanti. Si prende la responsabilità prima a sinistra e poi a destra. Invece Schengelia, che era 2 su 2, si prende la responsabilità di rispondere. Solo che il tiro è corto, potenzialità per Milano di allungare nuovamente. Baron si vede toccare il pallone da Daniel Hackett, rimessa con 2 secondi e mezzo per l'Emporio Armani. Palleggio alto davanti al numero 23, quale ha prontezza nell'andare a toccare il pallone e a deviarlo. Mancano 2 secondi e mezzo e continuano i cambi per Ettore Messina. Torna in campo Shields. Avete visto le espressioni deluse del patron Massimo Zanetti e dell'amministratore delegato Baraldi della Virtus. Baron subisce fallo sulla sirena da Hackett. Saranno 3 tiri liberi. Anche qua la tentazione è quella di non far tirare l'avversario. La mano sinistra va in avanti. E qua c'è contatto sulla mano. Non riesce a trovare solamente la palla. L'arbitro è lì ben appostato e sono 3 tiri liberi per Billy Baron, che ha possibilità di fare 3-6-9.
Avevamo parlato degli aggiustamenti da una partita all'altra, da una partita all'altra. Era stata la peggior Milano della stagione in termini di scarto subito in gara 6. Oggi ancora una volta degli aggiustamenti, non ha lasciato mai la Virtus avvicinarsi al ferro. No. Diciamo che hanno funzionato tutti per Milano, e dalla peggiore della stagione dell'Olimpia si è passati in 48 ore probabilmente alla peggiore della stagione della Virtus. Da Virtus 49 punti sono la dimostrazione snaturata, tante conclusioni da fuori. Milano ha fatto un lavoro incredibile. Adesso è più 18 Milano, il suo massimo vantaggio in assoluto in questa serie finale. Cordinier non riesce a trovare il canestro e adesso sarà una lunga attesa fino alla sirena finale che sancirà lo scudetto per l'Olimpia Milano. Da Tome, da tre, il tiro che non va, rimbalzo di Ogeley, ultimo minuto e mezzo. Dietro la panchina iniziano già a festeggiare i giocatori di Milano che sono rimasti fuori per il turnover. C'è Pengos, c'è Thomas, c'è Mitru Long, stanno già facendo le foto con una maglia di Datome, anche per loro probabilmente l'MVP di questa gara 7, mentre Paiola prova a rendere un po' meno amaro questo finale superando quota 50. Continua a crederci la Virtus, c'è ancora tempo sul cronometro, un po' tardiva la tripla qui ad arrivare per Alessandro Paiola e per la sua squadra. Adesso Milano gioca ovviamente col tempo, non vuole forzare, un minuto, 15 punti, presa deve essere letteralmente impossibile per Bologna per riaprire. Milano con le mani sullo scudetto. Baron ci vuole riprovare, questa la sbaglia, solo 67 punti di Milano, ma vincerà per distacco. La Virtus aveva segnato 69 punti in stagione come minimo, oggi è a 52, anzi 54 con questo canestro di Ogeley, mentre si prepara il cordone di sicurezza a bordo campo per evitare invasioni sul parquet. L'abbiamo già detto più volte, Menego, adesso però te lo chiedo in veste ufficiale, l'MVP della partita. Gigi Datome, insomma, zero dubbi, anche se Billy Barron poi alla fine si è preso quelle conclusioni importanti per mettere il sigillo, sarebbe stata la ciliegina sulla torta l'ultimo tiro da parte di Gigi Datome. Ora credo che possa arrivare anche qualcosa, il cambio. Eccolo qui Gigi Datome che va a salutare Vines per Pippo Ricci. Mio MVP è Gigi Datome questa sera. Stanno già comparendo le magliette celebrative sulla panchina di Milano, stanno già abbracciando tutti i giocatori dell'Olimpia. Dopo 5 edizioni consecutive dei playoff in cui la vincitrice della regular season poi non vinceva lo scudetto, quest'anno si interrompe la maledizione. E magari il pensiero della Virtus andrà anche a quella partita persa a Treviso alla penultima di regular season, quel suicidio che è costato il fattore campo per tutti i playoff alla Virtus. Questa gara 7 avrebbe potuto averla sul suo parquet, si è giocata invece a Milano e Milano l'ha sfruttata al meglio. Una serie che si chiuderà con 7 partite su 7 vinte dalle padrone di casa, e spesso è stato il fattore perché ha regalato tanta energia a chi giocava davanti ai propri tifosi. La dimostrazione lo sono state gara 6 e gara 7. La Virtus travolgente per 40 minuti, questa sera invece è stata Milano che ha dominato dalla palla 2 fino adesso. Scorre il cronometro, il saluto tra i due allenatori, è stata una serie bellissima, ma in questa gara 7 ha dominato dal primo minuto Milano, che vince 67-55, il Super Bowl della stagione 2023. L'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 30ª volta nella sua storia. Per l'Olimpia Milano è lo scudetto della terza stella e c'è un uomo al comando, da Gigi Datome MVP. Gigi, complimenti per questo 30esimo scudetto, ci hai preso gusto, MVP l'anno scorso, MVP pure quest'anno. Sì, dell'ultima partita. No, di tutti, tutto. No. È stata una serie bellissima ancora, bellissimo giocare come l'anno scorso. La bellezza di questo titolo è che davanti c'era una squadra veramente fortissima e quindi onore ai nostri avversari. Bravi noi sicuramente, ma è stato un piacere giocare delle partite a così alto livello. Vinci, perdi, questione di dettagli. Siamo felici anche quest'anno, non era facile, è andata difficilissima, però è sempre bello finire davanti ai tuoi spettatori e vincere uno scudetto, il 30esimo per questa storica società. Com'è stato tornare in panchina dai tuoi compagni e vedere che tutti avevano la maglia col numero 70, Gigi Datome? No, solo Nazi. Sono felice perché vivo per queste partite. Anche lui. Vivo per queste partite, viviamo per queste partite. L'ansia è incredibile, non si dorme da 2 settimane, però quando finisci così e vince è tutto bellissimo.
Lo scorso anno dicevi devo vincere per forza perché mia moglie Chiara lo scudetto 1 l'ha vinto, adesso sei in vantaggio tu in casa. No, poi è venuto a Gaia quest'anno, c'era mio fratello, due miei cugini, mio padre, mio zio, mio migliore amico, manca un altro migliore amico, però tante persone che mi vogliono tanto bene, che sono stati con me dall'inizio fino ad oggi, sono qui e sono felice di festeggiare anche con loro. Grazie mille Gigi. Grazie. La linea a Mario Andrea. Abbiamo sentito le parole Gigi. Di Gigi Datome, l'MVP di questa gara 7, come fu l'MVP della gara 6 dell'anno scorso. Il 29esimo e il 30esimo scudetto di Milano portano anche e soprattutto la sua firma. Un Gigi Datome che ha avuto anche un'annata molto complicata, quel virus a inizio stagione che l'ha tenuto fuori per dei mesi dal campo, gli infortuni, gli anni che si facevano sentire, però poi i campioni sono questi, quelli che anche magari dopo tanti mesi fuori dal campo, giocando poco, giocando male, arrivano le partite decisive e con i tagli in faccia, le dita che escono, qualsiasi tipo di problema comunque si ergono sopra gli altri. Già anche quando Messina l'ha messo in quintetto, poi da sorpresa, cambiando un po', modificando quello che era l'inizio di queste gare playoff, ha dato il suo contributo, canestri importanti, le giocate abbiamo visto oggi come sia stato presente. Intanto c'è Giulia Commelli. Esatto, perché Nicolò, 365 giorni fa eravamo qua io e te e mi dicevi adesso si va per la terza stella, detto fatto, terza stella sia. Sì, detto fatto non proprio, però sì, diciamo così, in mezzo c'è stato tanto, però è bello essere qua. Complimenti alla Virtus per questa serie, per questa stagione, è sempre stata un testa a testa fino alla fine e niente, siamo contenti di aver vinto, credo che nonostante i risultati un po' così durante la stagione ce lo meritassimo, nel senso che siamo sempre stati lì, siamo sempre stati sul pezzo, non abbiamo mai, come dire, svaccato, abbiamo sempre, siamo sempre impegnati, quindi alla fine il lavoro ha ripagato e siamo contenti di essere qua. E adesso come sarà da capitano, solo capitano, alzarla quella coppa del 30esimo scudetto? No, bello, bello, ma è come se la alzassimo tutti insieme, quindi è una cosa molto bella, di cui vado molto orgoglioso, sento questa maglia dentro praticamente, le ho vissute tutte, le belle, le brutte, le ho vissute, quindi sono contento di essere capitano di questa squadra, sono contento di tirare su questo scudetto che vale la terza stella, sono contento per queste 12.000 persone, per tutti i tifosi che ci hanno seguito tutto quest'anno e non solo, e niente, sono contento. Sei commosso? No, commosso no, sono contento, sono stanco. Per favore facciamo una serie a 5 il prossimo anno, per favore 7 è troppo. E basta, bello, adesso ce la godiamo. Grazie mille Nick. Mario e Andrea a voi. Ha parlato di una stagione un po' così Nicolò Melli, Milano che non aveva giocato finale né in Supercoppa né in Coppa Italia, non aveva fatto i playoff in Eurolega. Questo scudetto era il modo di salvare un po' la stagione. E l'abbiamo sentito anche nelle parole di Melli, il sospirone di sollievo per questa gara 7 portata a casa. Beh, insomma, per quello che è successo anche durante l'anno, stravagliatissima la stagione dell'Olimpia, tra gli infortuni, le delusioni di Eurolega, la delusione della Coppa Italia, l'eliminazione in Supercoppa, e alla fine rimaneva solo l'obiettivo dello scudetto, sudato, sudatissimo, perché la Virtus è arrivata, l'ha portata a gara 7. Quindi poi quando vinci c'è tutta la gioia, ti lasci un po' andare. E anche il suggerimento di andare a gara 5, insomma sono due partite in meno e il giocatore rimane anche. Intanto ci abbiamo anche l'allenatore di Milano, ovvero Ettore Messina con Giulia Cecchinelli. Coach, per prima cosa complimenti, siete arrivati a una gara 7, è stata non una, non due, sono state 7 battaglie pazzesche. Alla fine il risultato è quello che vi vede campioni per la 30esima volta. Beh, cosa vuoi ti dica? Un risultato bellissimo che dobbiamo a una proprietà che ci ha guidato nei momenti più bui di questa stagione con equilibrio e con grande positività. Il signor Armani, il signor Dell'Orco sono stati fantastici, sempre. I ragazzi sono stati fantastici perché hanno continuato a essere sempre grandi professionisti anche quando tutto andava storto. E abbiamo fatto fatica contro una squadra molto forte, il pubblico ci ha dato una mano incredibile, ho uno staff non solo tecnico ma tutti quanti quelli che lavorano nel club, i fisioterapisti, i medici, tutti. Io sono veramente, sono quello che deve parlare di meno, è una bellissima soddisfazione. Coach, grazie mille, la lasciamo andare a festeggiare. Mario, Andrea, a voi. Sesto scudetto in carriera per Ettore Messina su 7 finali, aveva perso, scusate, solo 2 anni fa proprio contro la Virtus.
per il resto, una volta arrivato all'ultimo atto di una stagione, ha sempre vinto, mentre iniziano anche le celebrazioni dei giocatori. Gigi Datome con la figlia Gaia a ricevere il premio di MVP, direi, di questa finale, con il trofeo consegnato dal presidente di Lega Basket Umberto Gandini e dalla responsabile sponsorship di Unipolsai Simona Ruggeri. Allora proviamo a sentire anche magari le parole di Gigi Datome, premiato sul palco del Forum. Difficile parlare per Gigi, tutto il pubblico che canta. Pare che si sia morsicato anche la lingua, tutte le botte che ha preso, povero Gigi. Ma non lo merito, perché è stato come al solito un lavoro di squadra, siamo stati tutti grandi per vincere 4 partite su 7 contro una grandissima squadra. Non ho parole, direi solo banalità, sono felice, grazie a tutti, è incredibile. Il nostro MVP Gigi, l'MVP Gigi Datome, che ha ringraziato il pubblico del Forum mentre sono andati via i tifosi bolognesi, sono tornati negli spogliatoi i giocatori della Virtus. È stata una serie molto bella, molto emozionante. Peccato forse per una gara 7 magari che non è stata spettacolare come ci saremmo potuti attendere. Virtus che ha segnato solo 55 punti, l'ultima volta che in Serie A ha segnato così poco era l'ottobre 2015, 7 anni e mezzo fa, ne segnò 54 contro Brindisi, ma oggi direi che le energie dopo lo sforzo di gara 6 erano finite per la Segafredo. Entrambe le squadre, Milano ha avuto il merito di iniziare subito forte nei primi 10 minuti, di indirizzare, di prendere quel 21-9 e poi mantenerlo fino alla fine della partita. Alla fine poi il talento di alcuni giocatori, vedi le triple di Barron, vedi le triple di Napier, però anche Milano ha fatto un'enorme fatica durante la gara a cercare di mantenere quel vantaggio e di portare a casa la partita. Adesso inizierà anche la premiazione di tutti i giocatori e dello staff che riceveranno la medaglia commemorativa di questo scudetto. Il primo a salire sul palco è Ettore Messina, che viene premiato proprio da Umberto Gandini, al suo fianco il vicepresidente federale Federico Casarin. Adesso cominciano a scorrere tutti i giocatori, anche quelli che non hanno giocato questa serie finale, come Brandon Davis, come Deshaun Thomas, come Nesmith Rulong, che ancora mostra al pubblico la maglia di Gigi Datome. Sale anche Kevin Pengos, sale Stefano Tonut. E ovviamente poi verrà tenuto per ultimo il capitano Nicolò Melli, che sarà quello preposto ad alzare al cielo di Assago lo scudetto. Prima verrà consegnato anche il piatto FIP, questo premio che da quest'anno è stato istituito. Prosegue la passerella dei giocatori milanesi, si arriva da Tome, si arriva a Folkman che è l'ultimo. Adesso anche l'invito dello speaker ad applaudire il patron Giorgio Armani, il responsabile di questo progetto sportivo, di questa squadra che aveva conosciuto anche momenti molto duri, molto difficili all'inizio di questo secolo. Poi l'intervento prima da sponsor e poi da proprietario di Armani, la riportata ai fasti dei decenni precedenti. Eccolo che sale sul palco, Giorgio Armani, accompagnato dal presidente dell'Orco. Anche lui riceve la medaglia commemorativa da campione d'Italia. E ora viene anche introdotto il capitano Nicolò Melli. Per lui
È il terzo scudetto con la maglia di Milano dopo quello del 2014 e quello del 2022. L'anno scorso l'aveva condivisa la fascia da capitano con Sergio Rodriguez. Quest'anno è lui il timoniere dell'Olimpia. Sarà lui ad alzare la coppa tra pochi istanti. La medaglia viene ceduta alla figlioletta Matilde, che però non sembra volerla particolarmente. Tienila tu. Melli, che è stato il vero stacanovista di questa stagione di Milano, sempre in campo, Eurolega, campionato, sempre tanti minuti. Più il lavoro anche in precedenza, l'estate, la nazionale, insomma, non si ferma mai. Per questo il suo appello: diminuite le gare di finale, la lunghezza della serie. Intanto qui il trofeo, il premio di campione d'Italia della Federazione Italiana Pallacanestro, che viene consegnata alla proprietà, in questo caso nella figura del presidente Pantaleo Dell'Orco. E adesso invece il trofeo della Lega Basket, quello di campione d'Italia, che viene già messo nelle mani di Nicolò Melli, e a breve lo mostrerà a tutto il pubblico di Fede Biancorossa, perché anche quest'anno, come l'anno scorso, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la stagione sportiva 2022-2023. È il primo back to back per l'Olimpia dal 1987. Milano, dopo tanti anni, torna a ripetersi. L'abbraccio tra i grandi amici Melli ed Atome, e Melli che ha subito ceduto la Coppa Shavon Shields, non ha vinto il premio di MVP Shields, come forse, se vogliamo guardare sull'arco delle sette partite, sarebbe stato giusto. Shields è stato un grandissimo protagonista in questa serie, l'MVP l'ha preso da Atome, ma tanto è passato dalle mani di Shields. Le sue partite, le sue prestazioni, i canestri, nei momenti di difficoltà, nelle gare in precedenza, andare a chiudere poi le gare con canestri decisivi. Questa sera ha brillato un po' meno, però è stato presente sul campo. Intanto Giorgio Armani ad alzare il trofeo vicino a Ettore Messina, Kyle Heinz. Insomma, è un lavoro anche di squadra, su partite dove brilla qualcuno, altre partite dove brilla qualcun altro, e questo è il bello di condividere, di essere sempre presenti per i compagni di squadra. E alla fine Il lavoro, come ha detto anche Nick Melli, paga, anche le circostanze, i momenti positivi, capire qual è il momento giusto per attaccare, per difendere, per fare la giocata vincente. Milano ha sfruttato tutto questo in gara 7 e alla fine porta a casa lo scudetto e la terza stella. Abbiamo parlato tanto dei vincitori, è giusto spendere qualche parola per gli sconfitti. Dobbiamo ringraziare il signor Giorgio Armani per quello che fa per il nostro sport, per i soldi che mette la pallacanestro. Bisogna fare lo stesso per il signor Massimo Zanetti, per quello che fa per la Virtus, per quello che fa per il nostro basket. Se abbiamo una serie finale di così alto livello, se abbiamo due squadre in Eurolega, se abbiamo una rivalità così intensa, così accesa, così bella da seguire, lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo anche a tutti quegli altri proprietari in Serie A che provano a portare avanti il prodotto, a metterci dei soldi, ad alzare sempre di più il livello di questo campionato. Assolutamente, anche la passione di tutti, di chi segue la pallacanestro, di chi si è goduto a queste finali, di chi le ha guardate con tantissimo entusiasmo, e davvero gli sforzi che fanno non solo Milano e Bologna, ma anche tutte le altre squadre per cercare di rendere sempre più bello e più appassionante il nostro campionato. Alza il trofeo anche Pippo Ricci, per lui terzo scudetto consecutivo in questa rivalità che era al terzo anno di fila di finale tra Virtus e Milano. Lui è l'unico che l'ha sempre vinto, perché nel 2021 era capitano della Virtus, adesso due scudetti con Milano, e intanto Giulia Cicchinè e Guido Bagatta hanno l'ospite più importante a bordo campo, il patron Giorgio Armani. Giorgio, io la conosco da 40 anni, però così felice non l'ho mai vista. Sì, ho trovato felice in modo così plateale. Questa è un'occasione buona per sperimentare anche questo nella mia vita. Le ha viste tutte, lei ha fatto tutto, però lo sport dà qualcosina di più forse. Beh, questa è una cosa che non esulo dalla mia attività, dalla mia storia di stile. Però devo dire che l'emozione che ci dà la gente che applaude in un stadio, in un forum, trovo che è abbastanza speciale. Signor Armani, che
effetto fa avere questa medaglia al collo, poter alzare quella coppa che vale la terza stella per Milano? Che effetto fa? Non lo capisco. Che effetto fa avere la medaglia al collo? Questa medaglia... Che effetto fa averla? La medaglia, questa è particolarmente interessante perché non c'è la moda. E le piace particolarmente? Sì, anche questo. Grazie mille. Chiudiamo con una battuta. Come è vestita Giulia? Perfetta per l'occasione. Perfetta per l'occasione. Grazie, grazie, è stato mille, un piacere, grazie, come sempre. Grazie. Ok, arrivederci. Anche di Giorgio Armani ai nostri microfoni. È anche bello vedere una persona che il mese prossimo compirà 89 anni, ha visto tutto nella vita, ma godere così per un successo sportivo. Mentre Giulia e Guido hanno un altro ospite subito. L'altro ospite è Guido Bagatta, fondamentalmente, perché non potrebbe essere altrimenti. Ti ringrazio comunque per avermi fatto dare le dritte sull'abbigliamento, però davvero lo spettacolo è tutto quello che è successo in queste finals, Guido, è stato pazzesco. Abbiamo vissuto un grande momento di sport. Allora, i canali Warner Discovery torneranno l'anno prossimo. Non sappiamo i numeri di questa partita, ma abbiamo fatto molto moltissimo come telespettatori nelle sei precedenti. È stata una grande festa di basket. Warner Discovery è un colosso mondiale per quanto riguarda lo sport, non solo in America. Credo che sia orgogliosa di aver portato nelle case di tutti gli italiani questo spettacolo, la pallacanestro, con il pubblico, la purezza, tutto quello che rappresenta il nostro sport. E noi siamo orgogliosi di esserci stati per voi, per esserci nelle vostre case. Grazie mille a voi, grazie mille anche al nostro team di Warner Bros. Discovery. Guido, ci vediamo tra poco, ci vediamo tra pochi mesi. Andiamo in vacanza, grazie a Mario Castelli, Andrea Meneghin, la migliore coppia in assoluto di telecronisti che si sono mai visti dalle nostre parti, e non lo dico perché siamo amici. Grazie a Giulia, che anche ha avuto l'ok da Giorgio Armani, quindi ha fatto la giornata, il mese e l'anno. Grazie a Michele Boccacci, il nostro producer, e a tutti quelli che hanno lavorato. È stato bello, l'anno prossimo sarà meglio. Più bello, più bello. Okay. Ciao a tutti. Arrivederci.